Ciao, in questo video ti voglio parlare di come dare espressività al tuo fraseggio. Come esempio utilizziamo lo standard Donali. Allora, in questo caso ho utilizzato il plettro alternato, ovvero sia ho suonato tutte le note. Ora lo suonerò invece come lo suonerei io, quindi con il legato. Ora, con questa tecnica si può sentire il suono dei fiati del sassofono, infatti cerca di riprodurre il suono dei fiati sulla chitarra. Ed è una tecnica che è stata introdotta per primo da Jim Hall e successivamente da chitarristi più moderni come Pat Metheny o John Scofield, e consiste nell'utilizzare il legato. Quindi abbiamo legati ascendenti che vengono chiamati anche hammer-on, legato discendente pull-off e il glissando, cioè lo slide, chiamato anche slide. Ora noi andiamo a vederlo sul brano Donali. Inizia con una terzina in cui io vado a usare hammer on e pull off. Le terzine io le suonerò sempre legando e le note sulla stessa corda saranno sempre legate o quasi sempre legate, diciamo. Non esiste una regola assolutamente fissa. Dipende un pochettino del nostro gusto, da quello che vogliamo tenere, insomma. Però in questo caso ho utilizzato una terzina, legato, slide. E io utilizzo sempre con la mano destra un misto tra il legato e l'alternato, quindi in ogni caso le note non legate io le suono alternate. Okay? Quindi legato, legato. In questo caso ho utilizzato la tecnica del plettro alternato, ma avrei potuto anche legare queste due note. Ok? Legato, legato. Qua ho alternato, ma avrei potuto legare. Legato. Slide. Ho legato il re bemolle e il do. Legato. Slide. E in questo caso è proprio espressivo, assolutamente. Avrei potuto farlo anche con tre dita. Metheny l'avrebbe fatto con tre dita. Legato. 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 Tutto legato. Avrei potuto legare anche le prime due note. Legato a queste due.
legato. Quindi, in sostanza, nel momento in cui ho delle note sulla stessa corda, cerco di legarle. Come esercizio possiamo utilizzare il modo misuridio di Sol, in cui andiamo a suonare la prima nota e leghiamo le successive. Faremo tre note per corda. Anche discendendo. Il secondo esercizio invece consiste nel suonare la prima e l'ultima nota e nel legare la nota che sta in mezzo. Le possibilità naturalmente sono numerose, quindi usa la tua fantasia per creare nuovi esercizi e naturalmente divertiti. Se vuoi progredire con la chitarra jazz, ho creato un corso online passo per passo. Potrai accedere gratuitamente alle prime lezioni registrandoti alla sezione privata del mio sito. Nel caso in cui preferissi un approccio più personale, offro anche la possibilità di prenotare delle lezioni private con me, la prima delle quali è gratuita. Troverai link con informazioni aggiuntive in descrizione.